A due partite dalla fine del campionato, l'Avellino ha due lunghezze di vantaggio sulla zona rossa dello spareggio play-out, ma anche tre punti nel congelatore della giustizia sportiva. Un tesoretto che i giudici di secondo grado potrebbero scongelare il 19 maggio, 24 ore dopo la fine della regular season. Una situazione paradossale, almeno quanto le motivazioni che hanno portato ad una condanna per responsabilità oggettiva, mal digerita dal presidente Walter Taccone. Al tirar delle somme, il bilancio non può che essere in chiaro scuro, soprattutto se si pensa al disastroso avvio sotto la gestione di Mimmo Toscano, tecnico calabrese sul quale lo staff dirigenziale aveva puntato a mani basse facendogli sottoscrivere un triennale. Una scelta pagata cara sia sul campo che dietro le scrivanie in sede di rescissione di contratto che fa ormai parte del passato. Il presente invece vede Walter Novellino nelle vesti di profeta in patria. L'allenatore originario di Montemarano è riuscito col suo carisma, la sua personalità e la sua esperienza a conquistare tutti. Tifosi e calciatori si sono aggrappati a lui lungo quella che proprio Novellino ha sempre definito come la scalata alla montagna, coniando così una sorta di metafora della salvezza. Purtroppo quella scalata, che appariva ormai conclusa dopo le vittorie contro il Pisa in trasferta e il Carpi in casa, ha nelle ultime quattro partite subito un brusco rallentamento. Colpa delle sconfitte esterne di Ascoli e Benevento, ma anche dei pari casalinghi con Cesena e Bari. In quest'ultimo match i lupi hanno addirittura visto le streghe, anche se alla fine il pareggio è servito per allungare a due i punti di vantaggio sulla zona a rischio. Con alle porte il derby di Salerno, però, non si può affatto stare tranquilli o riporre le proprie speranze nell'appendice di una giustizia sportiva da sempre poco avvezza ad emettere verdetti non sempre in linea con quella ordinaria. Si vedrà. Di certo, nell'arco di una settimana esatta, l'Avellino si gioca una fetta importante del suo futuro con la conquista della quarta salvezza consecutiva in Serie B, un piccolo primato che il presidente Taccone può mettere in bacheca, al pari di una scalata dalle ceneri della D fino quasi all'Olimpo della A, maledetta traversa del Dallara sul tiro di Castaldo, fatta a tempo di record che qualcuno, soprattutto nei momenti di difficoltà, dimentica facilmente. L'impressione però è quella che di Riffo di Raffa, la squadra di Novellino, abbia tutti i mezzi per ottenere la salvezza sul campo, così come Walter Taccone di proseguire senza problemi, con o senza il socio cupitoso a suo fianco, la navigazione nel campionato di Serie B. Bentrovati con sorpresa il calcio in prima pagina, generalmente faccio altre cose, però il momento è particolarmente delicato, siamo alla fine del campionato, ci sono tutte le cose che avete ascoltato dalla scheda di Marco Ingino e io ho invitato il presidente amico Walter Taccone, però con un modo diverso, no, di fare questa intervista. Mi sono rivolto proprio alla redazione di Channel Sport, Marco Ingino con i suoi colleghi, per dire cercate di sintetizzare un po' le domande che i tifosi vorrebbero fare al presidente Taccone, in maniera di avvicinare quanto più possibile la tifoseria alla società e cercare di capire che cosa sta accadendo, quali sono le intenzioni del presidente Taccone. E abbiamo diviso queste domande, presidente Taccone, dei tifosi, raccolte tra i tifosi, poi sintetizzate, in tre capitoli. Innanzitutto il campionato, stiamo alla fine. Mi devo spaventare? No, assolutamente no, anzi sarà una chiacchierata molto amichevole e molto certo. Tranquilla. Campionato, calcio scommesse e società. Ecco, li dividiamo in maniera organica in questo modo. E poi se posso approfittare, Walter, della tua cortesia, ti chiederei anche qualcosa della sanità, della tua attività con la clinica Santa Rita, volentieri, volentieri. Le voci che ci stanno eccetera, volentieri. Però accontentiamo subito i tifosi, io partirei volentieri dal... perché poi le due cose molto spesso i miei tifosi le abbinano, ogni tanto sentono dire ma si vende alla clinica, se ne va dal calcio, e che dopo, ne parliamo. Dopo ne parliamo. Io organicamente, no, proprio sì. Anche per rispettare i tifosi che hanno avuto la cortesia di dialogare con la redazione sportiva di Marco Ingino, partirei proprio da qui. Siamo alla vigilia di una partita importante, il derby con la Salernitana, siamo praticamente alla fine del campionato. La prima domanda che i tifosi ti rivolgono, dicono, è preoccupato del cale più mentale che fisico
accusato dalla squadra, ricordano 2 punti in 4 partite, e cosa si aspetta dalle prossime gare contro Salernitana e Latina, le ultime 2 gare. Innanzitutto ti ringrazio Franco, perché è veramente un momento cruciale per l'Avellino, e quindi ringrazio te, la direzione sportiva naturalmente di questa emittente, ringrazio i tifosi che mi hanno voluto così fare delle domande, io sono felicissimo di rispondere nei limiti del possibile, ma poi ringrazio te perché la nostra amicizia ormai lunghennale, non so neanche dire ventennale, diciamo lunghennale, denuncia una certa età. Sì, ogni tanto ci incontriamo, c'era un po' di tempo che ci eravamo persi di vista, però mi fa molto piacere parlare con te perché so benissimo con chi parlo, la qualità del mio interlocutore, insomma, e quindi sono particolarmente felice di essere qui. Prima domanda, la Salernitana, preoccupato? Preoccupato no, per la verità. Preoccupato no perché è una partita del calo, calo mentale, no, preoccupato fisico, no perché è proprio una partita giusta per fare in modo che i ragazzi l'affrontino con la mentalità giusta e con la determinazione che ha sempre contraddistinto le squadre dell'Avellino e in questi ultimi tempi anche la squadra attuale dell'Avellino. La Salernitana è un derby particolare per noi, particolare perché, a parte la rivalità delle tifoserie che esiste, forse qualche volta troppo accesa per la verità, ma abbiamo rapporti splendidi fra la dirigenza. Cioè io e Lotito siamo cari amici, con Mezza Roma siamo in ottimi rapporti, quindi voglio dire, anche questo avvicinamento a questo derby così complicato, ho letto qualche dichiarazione da parte dei tifosi salernitani e li ringrazio. Non sono dichiarazioni di guerra. Cioè mi sarei aspettato negli altri anni dichiarazioni, dobbiamo buttarli in serie C, dobbiamo dire. Invece no, con grande responsabilità, ho apprezzato molto quello che hanno detto i tifosi salernitani, forse perché io un po' sono vicino diciamo alla parte salernitana, c'è più cilentana che salernitana. Ho apprezzato molto queste dichiarazioni, hanno detto infatti che per loro è una partita normale, l'affronteranno come giusto che sia cercando di vincere la partita, noi cercheremo di rispondere da par nostra, ma non c'è quell'astio che forse qualcuno si sarebbe aspettato nei confronti dei tifosi avellinesi. Beh, i tifosi, come sai, sono sempre un po', non soltanto curiosi, no? Sono capziosi qualche volta, posso dirlo? Sono capziosi. Io dico però sono anche molto intelligenti e dall'intelligenza nasce qualche insinuazione. Sì, ad esempio, sì, la seconda domanda è questa. Sì. In Lega stai sostenendo tu, Taccone, la candidatura di Lotito, il presidente della Lazio e della Salernitana. Assolutamente. Ecco, avete avuto modo di scambiarvi qualche cosa in vista del derby? No? No, scambiarvi qualche parola, no, qualche carità, cosa, non no, vorrei essere frainteso, ci mancherebbe. Voglio dire. Cioè, se fosse dipeso da me, per il mio carattere, avrei detto, senti Claudio, fammi la cortesia, metti infortunati 7-8 giocatori importanti. Ovviamente lo dico scherzando, perché non mi sarei mai permesso di dire questo. È chiaro che anche loro sanno che non avendo più stimoli, nel senso che purtroppo, ahimè, sono usciti dalla zona playoff, quindi è chiaro che non hanno più niente da chiedere al campionato, se non un'eventuale vittoria platonica, voglio dire, senza importanza, nei confronti dell'Avellino che pure ci sta. Però devo dire che sia Lotito sia Mezza Roma hanno parlato affettuosamente con me, hanno detto noi faremo la partita giusta che dobbiamo fare perché la sportività è la prima cosa e quindi dobbiamo rendere onore anche alle altre squadre che poi lottano per i play-out e per i play-off, ma voglio dire, la faremo senza una guerra fratricida, insomma, sicuramente. E questa è la domanda che ti faccio io a questo punto, non i tifosi, sì, no? Certo. Proprio in virtù della storia antica, dei rapporti assolutamente non buoni tra le tifoserie, sì. Tra le due tifoserie, ecco, non è che ti viene il dubbio che poi alla fine si incattiviscono un po' e fanno una partita a dispetto potendola fare tranquillamente, no? Certo che è possibile, cioè, i giocatori, cioè, chi ha giocato a calcio sa bene queste cose, certe volte i rapporti nel campo si inaspriscono, si addolciscono non in base alle dirigenze ma in base ai rapporti dei giocatori, cioè voglio dire, i giocatori in campo se si parlano fra di loro e senza fare nessun tipo di illazione nella maniera più totale, ma capiscono che praticamente sono due squadre del sud che lottano per mantenere la categoria, loro l'hanno mantenuta abbondantemente ormai da tempo e noi stiamo lottando per mantenere la categoria,
È chiaro che non è che dobbiamo necessariamente fare una guerra a colpi di cannone, possiamo fare una giusta battaglia, come giusto che sia, sportiva, nei limiti della decenza e nei limiti della correttezza sportiva. Ed è quello che dobbiamo augurarci. La terza domanda mi sembra molto molto pertinente, anche qui abbastanza insinuante, sì, non nei confronti tuoi però. Dice, far giocare in posticipo le gare Trapani-Cesena e Bari-Ascoli è un fatto molto grave, dicono i tifosi. La regolarità del campionato in questo modo va a farsi benedire, perché avranno la possibilità, quelle squadre, di conoscere il risultato delle concorrenti. E qui è come questa mai, è una bella, questa è una bella domanda. La domanda è, attenzione, come mai in Lega non hanno voluto sentire ragioni? Davvero le TV sono diventate proprietarie esclusiviste del calcio? Bella domanda. Neanche a farla apposta, io quando sono andato in Lega, c'erano due argomentazioni. La prima, che io ho sollevato, che è quella di non far disputare i play-out eventualmente fino a quando la giustizia sportiva non avesse dato il suo responso, perché l'Avellino poteva o potrebbe essere in discussione, la prima, ed è stata accettata pienamente dal presidente Tavecchio, portata da me e dalla Lega di Serie B, questa rivendicazione. L'altra rivendicazione era proprio questa. Cioè, ho chiesto in assemblea, che poi in assemblea, voglio dire, un'assemblea pro forma, non essendoci il numero, il quorum deliberativo, non abbiamo fatto l'assemblea in maniera regolare, ma ci siamo scambiati ovviamente delle opinioni, i presidenti, il vicepresidente e così via, eccetera. I presidenti delle squadre, il vicepresidente della Lega e gli altri e il consiglio. E proprio questo io ho fatto presente. Mi hanno spiegato, e quindi lo dico ai miei tifosi in modo che stessero sereni e tranquilli, state tranquilli, perché io l'avevo già sollevato il problema. La Lega di Serie B mi ha fatto vedere che quando hanno fatto i posticipi, le due squadre che oggi sono, fra virgolette, incriminate in questo posticipo, una era già retrocessa di fatto e l'altra era in maniera assolutamente trasparente fuori dai play-out. Me l'hanno fatto vedere, l'abbiamo verificato, per cui la regolarità del posticipo in quel momento, cioè un mese e mezzo fa, era corretta. Quando io ho sollevato l'obiezione, ma adesso, perché siamo qui tutti riuniti, si può sempre ridiscutere un discorso di questo tipo, perché? Perché la partita più semplice, Novara-Entella, c'era il presidente del Novara e il presidente dell'Entella presenti, avevano dato la loro disponibilità per fare la partita loro, alle ore 18 o alle 17, non mi ricordo nel posticipo, al posto della partita che è sotto i riflettori, ovviamente nostri, ma non solo nostri. Se non che questa disponibilità non è stata data dal Trapani. Il Trapani era presente e devo dire, io mi sono molto arrabbiato, ho parlato di etica e di deontologia sportiva. Ha detto che loro non accettavano di spostare la partita, per cui non essendoci il placet delle due squadre non c'è possibilità di modifica. Io l'avevo sollevato, la Lega l'avrebbe accettato sicuramente, il Novara e l'Entella li ringrazio pubblicamente perché avevano dato la loro disponibilità a rifare la partita o a giocare loro la partita in posticipo, ma non essendoci la compliance delle due squadre interessate non si è potuto fare nulla. Mi dispiace ragazzi, ho provato in tutti i modi e dico di più, saremo molto attenti, saremo con un microscopio telescopico addirittura su questa partita, perché è chiaro che se la Lega di Serie B si vanta di avere il rispetto, l'etica, il morale, la morale, eccetera, eccetera, come caratteristica fondamentale, è chiaro che anche noi dobbiamo essere garantiti da questi sostantivi così importanti che vengono declamati dalla Lega di Serie B. Torniamo un attimo al Partenio Lombardi per la quarta domanda. Qui c'è un dato oggettivo, Walter, non si può sfuggire. Anche contro il Bari, la domanda è questa, sì, si sono contati 1637 paganti, compresi 316 ospiti, dati verificati, stai tranquillo, 3300 abbonati, un migliaio di portoghesi. Nelle mie tasche è entrato quasi niente, è entrato, tutto bene. Ecco, malgrado la tua politica, dicono, sì, chiedono i tifosi, incentivante sul costo dei biglietti, il grande pubblico sembra aver abbandonato lo stadio, è solo colpa di Sky o c'è qualche altra cosa? Ma questa è una domanda difficile a cui da rispondere, francamente. Cioè, io non vorrei calcare la mano dovremmo su questa cosa. Tutti i tifosi. No, dico, non vorrei calcare la mano su questa cosa perché non vorrei poi che qualche tifoso si offendesse se io. No, non si devono offendere, i tifosi devono stare tranquilli, insomma, come stai tu tranquillo. Ci cioè, voglio dire, la lezione, se così si può dire, ce l'ha data il Pisa. Una squadra retrocessa, una squadra che ha fatto 10.000 paganti, cioè fra abbonati
paganti, ha fatto 7-8 mila persone allo stadio, forse anche di più, adesso non so con esattezza il numero, sono andati lo stesso, li hanno incoraggiati, hanno messo gli striscioni non contro la società né contro la squadra, hanno messo gli striscioni dicendo non vi preoccupate, risaliremo in Serie B perché la nostra storia, la nostra tradizione, vi siamo vicini e così via. Questa è una grande lezione che io per primo accetto, quindi la prendo come mia responsabilità, però vorrei che i nostri tifosi imparassero un pochettino ad essere più vicini a questa squadra, non vicini a Taccone. Cioè voi Taccone lo potete anche, Taccone vi dà fastidio, vi è antipatico, è un chiacchierone, è uno che non caccia soldi, potete dire quello che volete, ma state vicino alla squadra, perché la squadra ha bisogno dei tifosi, ci sono alcuni giocatori fondamentali per questa squadra, faccio un nome per tutti, è Verde per esempio, che se viene incitato da 10.000 persone si trasforma completamente. Quindi la vostra forza è non dare la forza a Taccone, dare la forza ai singoli giocatori e alla squadra per cercare di raggiungere questo obiettivo quanto prima è possibile. La quinta domanda, Walter, che è anche l'ultima del primo capitolo, il capitolo campionato, è molto impegnativa. Impegnativa nel senso che ti impegna, adesso capisci perché. Dicono, dopo la parentesi negativa con Mister Toscano, l'avvento di Novellino in panchina ha avuto l'effetto di un remida. Fermo restando la necessità di dover archiviare quanto prima la pratica salvezza, hai già avuto modo di parlare con Novellino per il prosieguo, per il futuro, eventuale riconferma? Puoi anticiparci qualche cosa? Non ne ha voluto parlare. Non ne ha voluto parlare il mister, perché correttamente ha detto aspettiamo di essere tranquilli, poi nel giro di mezza giornata io e lui troveremo certamente un accordo. Quindi se sono tranquilli i nostri tifosi. Novellino non ha voglia di andare via, Taccone non ha voglia di andare via, Taccone non ha voglia di mandare via Novellino nella maniera più totale, e quando dico Taccone, faccio una piccola parentesi, intendo Taccone e Gubitosa, perché non è che decido tutto io. Io e Michele siamo la stessa cosa, dopo siamo, ne parliamo. Siamo due fratelli praticamente, io anzi sono il fratello più grande naturalmente, perché lui è un ragazzo all'età di mio figlio, però voglio dire, quindi c'è grande simbiosi fra di noi e insieme decidiamo, insieme a Novellino, che cosa fare. Secondo argomento, calcio scommesse, i fatti sono noti ai tifosi, 3 punti di penalizzazione che gridano vendette, responsabilità oggettiva, ma insomma cosa fatta Capoà. Piuttosto, le domande sono queste. Sì. Dopo le due sollecitazioni, il Tribunale d'Appello ha fissato per il 18 maggio, quindi il giorno della fine del campionato, il giorno proprio in cui giochiamo, esatto, il processo d'appello. La sentenza arriverà il giorno dopo. Ecco, una tua opinione. Che opinione ti sei fatta di questa storia? Ecco, non voglio dire che, la magistratura sportiva ci meraviglia sempre. Però Non voglio fare la cronistoria di questa cosa perché l'ho fatta più di una volta, quindi diventerei stucchevole, direi sempre le stesse cose. Parto da questo presupposto. I tifosi sanno che non è partita un'indagine sportiva. L'indagine sportiva è una conseguenza, dico io, dovuta, perché c'è un'indagine della DIA di origine penale che riguarda eventualmente illeciti non sportivi, ma illeciti malavitosi di persone che sono interessate non nel calcio, ma sono interessate in altre attività poco etiche. E in questo grande fascicolo si è trovata la possibilità o la assurda situazione nella quale uno di questi pentiti, che ha detto cose che riguardano, insisto, il lato penale e così via, eccetera, avrebbe detto che c'era, loro avevano fatto anche delle combine con il calcio, interessando giocatori, questo, eccetera. Sempre voci e sempre per sentito dire. Non c'è uno straccio di prova, né documentale, né di intercettazione, in cui risulta che un giocatore dell'Avellino abbia preso un euro per combinare una delle due partite. Non esiste nulla di tutto questo. Questo mi fa stare molto tranquillo sotto questo lato, perché, insisto, se la giustizia sportiva è intervenuta doverosamente come conseguenza di un procedimento penale, è altrettanto vero che i primi giudici già hanno tolto di mezzo Taccone, Arini, che ne so, Biancolino, tutti gli altri giocatori che non c'entravano niente, che ovviamente era un pur parler, non è che si possono fare le cause per sentito dire, oppure per... si fanno le cause con delle motivazioni ben precise. E quindi, avendo tolto questo di mezzo, io mi aspetto che adesso, in base ai nostri appelli e fondamentalmente in base
al quello che dirà, io non lo so quello che dirà, Millesi, che verrà ascoltato oppure avrà fatto la sua opposizione praticamente alla condanna, probabilmente noi riusciremo a recuperare, non, io dico tutti e tre i punti, ma sono molto ottimista su questo. Ma ritengo sicuramente che la recidiva non c'è, uno. La combine non c'è, perché per fare una combine sportiva ci vogliono tre soggetti, e i soggetti interessati fino adesso, fino a prova contraria, sarebbero, dico, uso sempre il condizionale, Millesi e Pini. Perché il nostro Izzo non è stato incriminato per combine, ma è stato semplicemente squalificato perché non avrebbe denunziato, quindi per omessa denunzia. Quindi, poiché i tre soggetti non ci sono, questa combine non esiste di fatto e non esiste nella sostanza. Quindi io sono fiducioso su questa cosa. Senti, chiedono ancora che, a differenza dell'avvocato Edoardo Chiaccio che difende il club, si è detto soddisfatto in qualche modo, tu hai sempre dichiarato invece che miri alla assoluzione con formula piena. Sì. Ecco, ma la domanda è: perché diversamente lasci tutto, sbatti la porta e te ne vai? Sì, perché voglio dire, non è la squalifica, cioè l'Avellino, da quello che io sappia, da quello che mi ricordo, di combine non ha avuto mai punti di squalifica. Ebbe i 5 punti di squalifica, mi ricordo, nel 1980, quando avvenne, ahimè, la tragedia del terremoto, e ci salvammo, mi ricordo, nonostante i 5 punti di squalifica che avevo, non mi ricordo però per la motivazione qual era. Però la società diretta da Taccone, macchiata da una infamia, perché sarebbe un'infamia, se noi avessimo fatto un imbroglio, noi intendo in senso lato, avessimo fatto un imbroglio, sarebbe un'infamia, che mi costringerebbe evidentemente a lasciare il calcio, perché, anche perché i tifosi potrebbero pensare che il presidente Taccones potrebbe essere responsabile di un discorso di questo tipo, ben sapendo che sono stato prosciolto, ben sapendo che l'Avellino non c'entra niente, però sarebbe uno di quegli argomenti negativi della gestione Taccone che potrebbe dire: noi, ahimè, abbiamo corso il rischio di andare in Serie C per colpa della squadra. Attenzione, non della società, della squadra. Beh, noi facciamo l'ipotesi che è quella che ci auguriamo tutti, no? La migliore, per cui tu non lasci per questa storia del calcio scommesse, perché le cose andranno bene, no? Possiamo sperare così? Io sono molto fiducioso. Perfetto, sono molto fiducioso. Perfetto, anche tanto ormai è una settimana, quindi non è che posso giocare sull'equivoco che discuteranno fra 3 anni. Tra l'altro, ripeto, è una cosa che eventualmente fosse stata commessa riguardo il campionato 13-14, quindi anche su questo avrei da dire. Cioè, una giustizia sportiva non può intervenire oggi dando una penalizzazione oggi di eventuali illeciti fatti 4 anni fa. Cioè, è veramente una cosa ridicola. Certamente, è insostenibile. Parliamo della società, dei rapporti con Gubitosa. Hai già detto, per cui la prima domanda la salto a pie pari. Passiamo alla seconda. Se lascia Gubitosa. Taccone cosa fa? Apre all'ingresso di nuovi soci, chiedono. Si parla di Lombardi, ex presidente Salernitana e Benevento, che già è in affari con te? No, affari non abbiamo. Affari non abbiamo, perché io faccio sanità e anche lui fa sanità, ma io faccio nella patologia clinica, che è il mio campo preferito, che sarebbe futura diagnostica, e poi nel campo della clinica, dove fortunatamente, non abbiamo la dialisi, mentre invece Giovanni è fortissimo nel campo delle dialisi, quindi pur stando nello stesso campo sanitario abbiamo interessi totalmente diversi. Né abbiamo interessi societari in nessun modo, neanche nella sanità. E quindi, detto questo, io ho sempre detto che volevo dei soci, guardandovi negli occhi, perché io sono abituato a dire la verità. E anche in tasca, sempre, no? Sempre, dico la verità sempre. Taccone da solo portare la squadra in Serie A avrebbe delle difficoltà notevoli. Allora, già è venuto un piccolo aiuto da parte di Gubitosa, che ringrazierò sempre. Abbiamo sempre detto, io e Michele, che l'ideale sarebbe stato essere 3 soci o massimo 4 soci, che potevano decidere in piena sinergia fra di loro, e che avrebbero potuto mettere un po' di soldini in più in questa società per cercare di fare il grande salto. È chiaro che io il grande salto ce l'ho in mente, non c'è dubbio. Lo farò con dei soci, lo faccio senza soci, premesso che Gubitosa non va via, per 2 motivi fondamentali. Gubitosa andrebbe via se Taccone va via, perché lui è legato a me e ha sempre detto, ed io sono convinto che quello che lui dice è l'assoluta verità, che lui continuerebbe a fare calcio solo con Taccone o anche con Taccone con qualche altro socio. Quindi, chiarito questo discorso,
È chiaro che se io dovessi restare disgraziatamente solo, certamente non lascio l'Avellino da solo. Quindi, come ho fatto per 2 anni, i primi 2 anni di Serie B, che l'ho fatto da solo, con grandi sacrifici, ma l'ho fatto da solo, è chiaro che mi armerò di anima e coraggio e cercherò di andare avanti. Ma è un'eventualità che vi posso garantire, non esiste, perché Michele più che altro è stato infastidito da striscioni, da maledicenze personali, non merita tutto questo, ha una famiglia perfetta, bellissima, lui è una persona degnissima, una persona di grande pregio come persona e come imprenditore. Per cui essere chiamati in causa per cose che non lo riguardano, credo che non vorremmo ripetere un'altra volta io e lui quello che è successo con il nostro predecessore, il quale sapete bene che ha smesso di fare il calcio non perché non avesse i soldi per farlo, ma l'ha fatto semplicemente perché era stanco delle infamie che si ricevono sulla sua famiglia. Allora evitate di continuare a fare questo tipo di discorso, perché altrimenti sia Gubitosi sia Taccone potrebbero dire: sentitemi, ci siamo letteralmente stancati i baffi, per non dire un'altra cosa, e quindi saremmo costretti, ahimè, gioco forza, a venire meno a un discorso di questo tipo. Cosa che difficilmente succederà, anzi sicuramente non succederà, però non ci mettete in condizioni di prendere decisioni drastiche. Beh, questo atteggiamento comunque bisognerebbe tenerlo a prescindere, un atteggiamento di grande civiltà, non entrare negli affari. Noi siamo disponibili ad avere tutte le critiche che volete, ma sul campo calcistico. Certamente. Allora siamo dei cretini, non capiamo niente, non sappiamo fare niente, non sappiamo scegliere i giocatori. Benissimo, lo potete dire. Altre cose, scusate, uso un termine a me poco abituale, io sono uno molto democratico, vado per la pace. Non ve li consentiamo. A nessuno. Né tifosi, pensavo né una qualche cosa, cretino che parli in televisione o che parli sui giornali. Non cosa ve più lo forte. Consentiamo, basta. Walter, pensavo una cosa più forte. Vabbè, tu lo sai, io sono vecchio dalla vecchia democrazia, intendo non democrazia cristiana, perché non sono mai stato iscritto a nessun partito, però vengo come animo dalla vecchia democrazia cristiana, che con tanta gente l'ha disconosciuta e così via, ma ha fatto grandi cose in Italia e in particolar modo nella nostra Irpina con i nostri grandi politici che abbiamo avuto in precedenza. Risposta più che esaustiva. Allora, qui non soltanto i giornalisti ma anche i tifosi, insomma, ti seguono evidentemente. Sì. Perché la settimana scorsa sei stato fotografato a Cava, a pranzo con il presidente della Campitiello. Ad Agropoli. No, della Cavese Campitiello. Campitiello, esatto. Della Cavese. Sì. Ad Agropoli. Non era a Cava, però. Non era a Cava. No, no. Era a Nocera. A Nocera inferiore. Informazione infondata. Sì, sì, infondata, sì. Però mi dicono, sì. o dicono i tifosi, che ad Agropoli, sì, ti invocano come il salvatore della squadra locale, precipitati in eccellenza. Allora, premesso che io... Che significa? Premesso, cioè, sì, il significato in trasparenza, sì, sì, di queste cenette, eccetera, certo, qual è? Ma innanzitutto io l'ex presidente, devo dire, perché da quello che ho capito mi ha detto l'ingegnere Cerruti che lui avrebbe lasciato, ha lasciato l'Agropoli. Questo mi dispiace molto. La mia volontà di creare un bacino importante dove far giocare i nostri giovani, quindi una squadra di serie inferiore alla Serie B, l'ho sempre detto, non l'ho detto da ora, da quest'anno, lo dico da sempre. Perché una volta che tu hai i tuoi giovani dalla primavera, certo, che non sono ancora pronti per giocare in Serie B, per non perdere questi ragazzi hai necessità evidentemente di allocarli in serie inferiori. Una Lega Pro se sono bravi, una Serie D se sono un po' meno bravi. E li devi far crescere. Allora trovare una squadra con la quale voglio dire avere questa sinergia totale, la puoi fare in tanti modi. La prima, senza fare nessun tipo di società, senza comprare niente, eccetera. Lo puoi sempre fare. Però dico ai miei tifosi, da un punto di vista, voglio dire, economico, quando tu dai un giocatore in prestito ad una squadra di Lega Pro, gli devi dare il giocatore, gli devi anche pagare gli stipendi e i contributi. Cioè, è paradossale. Allora io non solo mi privo di un giocatore mio, temporaneamente ovviamente, ma lo devo anche pagare. Allora, se invece possiamo fare questo, con due società gemellate, è chiaro che il discorso diventa molto più semplice e molto più fattibile. Allora, i rapporti con l'Agropoli, io l'ho fatto in precedenza, quello che ha detto il presidente, il sindaco di Agropoli, è la pura verità, ci siamo sentiti per un mio interessamento nell'Agropoli, ma se l'Agropoli ovviamente avesse conservato la Serie D, cosa che purtroppo non è successa per il momento, né credo che abbia possibilità di essere ripescata. Allora, un'altra compagine
che voglio dire, alla quale ho guardato con un certo interesse, poteva essere questa Cadese, per una serie di motivi. A, i tifosi sono gemellati. B, hanno fatto la Serie B e hanno un campo che probabilmente potrebbe anche essere omologato per la Serie B. Per cui io, non avendo mai subito nella mia vita ricatti da nessuno, non voglio subire ricatti da parte del Comune di Avellino. Perché il Comune di Avellino, scusatemi, adesso mi sta rompendo i baffi. Ma proprio rompendo. Perché questi signori devono uscire fuori allo scoperto. Adesso basta. Abbiamo fatto 300 incontri. Ci hanno dato 300 assicurazioni. Ogni tanto si sveglia qualche cretino che dice che dobbiamo dare dei soldi al Comune di Avellino e che non ci vogliono dare il campo. No, io vi dico di più. Io il campo non lo voglio più. Forse è il contrario. Non facciamo come quello che non può avere l'uva e dice è troppo alto, non la posso prendere. Il campo dell'Avellino non lo voglio più, perché mi sono stancato di buttare milioni appresso a questo campo, che è un campo fatiscente. È un campo che ogni anno ci devi mettere soldi, buttati al vento. A favore di chi? A favore di un comune che vi dà anche fastidio. Finiamola. Allora, scusami, ho fatto una digressione, mi hai detto di essere molto attinente alle domande. Mi sembra più che opportuno. Allora, voglio dire, questo discorso del campo, io andrò a Cava e ho già parlato con il presidente della Cavese e non vi nascondo che mi devo incontrare con il sindaco di Cava, con il quale devo andare a discutere un'eventuale soluzione per portare la squadra dell'Avellino in Serie B, ovviamente, l'anno prossimo a giocare in un campo diverso dal Partenio Lombardi. Può essere il campo di Nocera, omologato. Può essere il campo di Cava, può darsi, può essere un altro campo, Frosinone, che ci ha già dato la sua disponibilità. Allora, o raggiungiamo un accordo, ma lo dico in maniera molto chiara, non faccio ricatti a nessuno, o raggiungiamo un accordo in tempi rapidi, entro il mese di maggio, altrimenti io in Lega il 1° giugno dirò che vado a giocare in un altro campo. Basta, non ne posso più. Questo è il primo argomento. Poi la Cavese, ci può interessare come società satellite? Non ne abbiamo parlato, per la verità, con l'ingegnere Campidello, nella maniera più totale. Però ci sono dei buoni rapporti, per cui potrebbe succedere, non lo nascondo, che l'Avellino potrebbe essere interessata a prendere una squadra di serie inferiore come squadra satellite dell'Avellino Calcio. Beh, insomma, più chiaro di così mi pare che non si può. E la parte calcistica finisce qui, abbiamo pochi minuti, soltanto pochi minuti, per parlare di sanità. Altra rogna. La clinica. Altra rogna. Abbiamo capito che l'Avellino non si cede, a Taccone non se ne va, Gubitosa non se ne va, quindi non si vende niente. Se ci sta qualche socio che vuole entrare, ben venga. Un socio che però bisogna guardare negli occhi e anche in tasca, giusto? No, 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 dobbiamo avere gli stessi intenti. Esattamente. Cioè, voglio dire, prendere un socio che viene qui e vuole dico una sciocchezza, certo, vuole andare in Serie A subito spendendo 30 milioni. È irrealizzabile in questa città, in questa provincia, è irrealizzabile in questo momento. Però ci stanno i cinesi. Non ci sono. Ma ci stanno. Forse tu già lo sai, non ci sono più le condizioni di una volta. Dico, ci sono i cinesi. Lo ripeto a chi si ricorda, di ricordano sempre la Serie A. Walter, la Serie A era un'altra cosa. Walter, negli anni vanno di moda i cinesi. Perché no? Qualche cinesotto interessante potrebbe andare bene per noi, figuratevi. Insomma. Tutto chiaro sull'Avellino. La sì. Clinica Santa Rita, questa sì. Voce, si vende, non si vende, me ne vado, lascio, mollo. Che ci sta di vero? Anche qui questa è una cosa della quale sto parlando con una serie di gruppi importanti, sicuramente, perché la clinica Santa Rita è diventata una delle cliniche più appetibili in questo momento in Campania, per una serie di cose. Posizione geografica e dislocazione sul territorio, molto buona, all'uscita di autostrade o svincoli autostradali importanti, si arriva allo svincolo praticamente o venendo dall'autostrada A16 o venendo dalla superstrada, quella che collega Caserta e Salerno ad Avellino, dopo 100 metri si entra nella clinica che ha 15.000 metri quadrati di spazi utili per fare parcheggi, per i parcheggi, per poter ospitare le persone degnamente, eccetera. È una struttura che ha 9.500 metri quadrati interamente coperti, quindi è una struttura che è a norma sotto tutti i profili, sotto i profili strutturali, sotto i profili autorizzativi, sotto i profili di accreditamento e così via, ed ha nelle sue file non tanto Taccone, che Taccone è il presidente, lasciamo stare quello che ha fatto Taccone nel campo della sanità come ricercatore, lasciamolo stare, perché sennò ci cantiamo le cose, le nostre virtù, e io non ne voglio cantare. Canto le virtù degli altri. Abbiamo dei professionisti di grandissimo pregio.
professionisti che non hanno nulla da invidiare ai maggiori e migliori professionisti campani. Per cui le persone che vengono nella clinica Santa Rita hanno l'accoglienza giusta che devono avere, paghino o non paghino, hanno la recettività che devono avere, hanno le soddisfazioni che devono avere, cerchiamo di metterli in condizioni e li mettiamo in piedi, anche quelli che sono claudicanti, li mettiamo in condizione di poter tornare a casa con una terapia giusta o con un intervento fatto da professionisti importanti. Quindi devo dire la verità che in questi 8 anni e mezzo, quasi nove, diciamo che abbiamo avuto reclami veramente di bassissima incidenza. Le persone vanno via soddisfatte di essere state accolte bene, di essere curate in modo ottimale, e di questo ringrazio i miei collaboratori, non solo medici, ma fondamentalmente anche i paramedici. Walter, faccio l'amico. E il resto del personale. Faccio l'amico, ma sì, anche il giornalista. Giustamente. Allora, da amico, ottimo spot pubblicitario alla Santa Rita, che peraltro se lo merita, ci mancherebbe altro, no? Però che vuoi fare? E ti voglio fare una domanda. Perché io ti dico, però che cosa vuoi fare? Ho vinto. Ecco, però, questa domanda... Sì. Voglio fartela con una premessa, perché se ricordo bene, può anche darsi che tu mi hai detto una cosa non vera qualche anno fa, però sì, mi pare improbabile. Tu ti sei deciso a prendere la Santa Rita quando l'hai presa, soprattutto perché hai un ragazzo straordinario, un giovane medico, professore universitario a Bruxelles, sì, che sta all'Erasme, sì, a Bruxelles. Ecco, non è anche questo un motivo, il fatto che non ci sia più tuo figlio qui, che vuoi lasciare, sì, la Santa Rita? Certo, quando io ho comprato la clinica avevo due scopi. Il primo era quello di investire i soldi che avevo in maniera ottimale messo da parte con la struttura, la holding praticamente, che non è la clinica, è Futura Diagnostica, che era un laboratorio di grandissimo livello. Era un punto di riferimento per tutta ti la regione Campania. Ti mandano la fattura per la pubblicità, eh? Ti mandano la fattura? No, era... Era e tuttora una struttura di grande riferimento a livello regionale, e quindi dopo aver pagato le tasse, con tutti i soldi che sono rimasti poi a Futura Diagnostica, abbiamo acquisito le quote della casa di cura. Abbiamo investito dei soldi per metterla a norma, e quindi questo è stato il primo aspetto. Il secondo aspetto era che mio figlio, che già stava a Bruxelles allora, nell'88 ve lo ricordo, quando ho comprato la clinica, nel 2008 scusatemi, quando ho comprato la clinica, avevo sempre l'ambizione di farlo tornare da noi. Perché un ragazzo veramente straordinario, insomma, un ragazzo eccezionale, così come lo è nel campo del calcio Massimiliano, e devo dire, quindi hanno due argomentazioni diverse, uno si intende di sanità, l'altro si interessa di sport e di laboratorio di analisi, insieme a me. Quindi voglio dire, avevo la velleità di farmi tornare mio figlio Fabio ad Avellino. Quando purtroppo, diciamo fortunatamente, Fabio ha avuto questo incarico universitario, perché adesso ricopre il ruolo di professore universitario all'Università Libera di Bruxelles, e fa parte, è uno degli aiuti più importanti della terapia intensiva di Bruxelles, che è una delle più importanti d'Europa, non so quanti posti letto hanno, diciamo nel reparto di Fabio ci sono 270 dipendenti, tanto per darci un'idea, ecco. Mio figlio fa parte dirige addirittura gruppi di studio internazionali importanti, quindi credo che Fabio, ahimè, l'avrò perso dal punto di vista sanitario. E quindi questa voglia di andare avanti con la clinica è un po' scemata. È un po' scemata. A questo aggiungi, che nella casa di cura ho fatto di tutto. Ho ristrutturato le mura, ho ristrutturato tutte le camere operatorie, ho ristrutturato le strumentazioni, eccetera. Non sono riuscito a ristrutturare la mente di alcune persone. Avvezze a non fare niente per 20 anni, quindi venire a trovare uno che ti costringe a lavorare e ti costringe a fare le cose... Le persone brave, che ne ho tante, tantissime, quasi tutte, hanno risposto alla grande. Ma riuscire a far cambiare idea a qualche refrattario diventa difficile, diventa veramente complicato nella gestione anche con i sindacati. C'è un sindacato che proclama uno sciopero perché non prende i soldi da 10 giorni. Guardate, è una cosa che veramente ha fatto ridere tutta l'Italia, ha fatto ridere tutti quelli a cui noi ci rivolgiamo per avere degli aiuti economici. Ti devo fermare perché diversamente devo invitare sindacati, No, per carità. Voglio dire, su questo avremo mille cose da dire. Va bene così, grazie se la regia può preparare la sigla, grazie a Walter Taccone per essere stato con noi, per le parole chiarissime sull'Avellino Calcio, credo che più di così non si può essere chiari. Grazie ancora Walter, grazie a te, grazie anche per la speranza che
hai dato ai tifosi, per l'ottimo messaggio che hai dato, per la sanità non metto lingua, naturalmente sì. Quando vorranno fare un incontro pubblico con te, qualcuno di loro, se avessi il coraggio di venire a discutere con me, di qualunque tipo, mi riferisco ai dirigenti, mi riferisco alle persone che stanno dietro le scrivanie, convinte che gli incarichi che hanno vengono dal cielo e non hanno capito che sono dei semplici dipendenti ad alto livello di strutture, quindi sono a disposizione dell'utenza e sono a disposizione nostra. Se Taccone chiede un incontro, non è che puoi farlo aspettare 2 mesi, perché aggiungo, lo dico guardando in telecamera, caro direttore generale, non sei nessuno per quanto mi riguarda, e scusa la mia polemica. Cioè, se io chiedo in qualità di presidente della casa di cura, direttore generale, e direttore dell'ASL di Avellino, per essere chiaro, se io chiedo come presidente della casa di cura e come presidente del centro polispecialistico, che è un fiore all'occhiello della regione Campania, di essere sentito per motivazioni varie, lei ha il diritto dovere di sentirmi in tempi rapidissimi. Non mi può far sempre dire occupate riunioni, ma riunioni di che cosa? Ma vedete la sanità dove sta andando, o non ve ne rendete conto? Bene, mi pare uno sfogo più che legittimo. Io naturalmente l'invito lo rivolgo alla dottoressa Morgante, direttore generale dell'ASL Avellino 1. Non facciamo aspettare poi, insomma, le persone come Taccone e come tanti altri, se hanno bisogno di parlare per cose di sanità. Grazie ancora a Walter Taccone, grazie, grazie, Franco, a voi. Grazie a voi. Prima pagina si chiude qui, arrivederci alla prossima settimana.